Inizio. Semifinale del Memorial Francesco Marinelli qui al CSB Civitanova Biliardi. Demetrio Sandroni, Simone Rinaldi, una partita già vista in qua e in là nelle Marche, anche come finale, solo per citarne una, due anni fa a Corridonia al Memorial Diamanti come finale. L'altra semifinale visibile nel collegamento, nell'altro collegamento, anch'essa in versione integrale. Giordano Spalletti, Iari Branco. Pallino, un berillo dopo, stavolta dopo 1-0. Di 5 sponde alla ricerca della rossa, ma va largo. Altro tentativo, stavolta meglio, molto meglio. Due bianchi, 8 punti, però termina le biglie.
altro tentativo per Simone Rinaldi, entra troppo, al momento non segna. Ed è il terzo pallino consecutivo, 3-0 per Demetrio Sandroni. Partenza con l'handicap per Simone Rinaldi. E ancora uno 0. Attenzione, la statistica, 3 pallini, 2-0, 2-0. Tre fotocopie, due troppo tagliate, una a malapena con il birillo. Paglia sul largo. Ultima per Demetrio Sandroni, attenzione, ricordiamo la statistica iniziale, 3 pallini, solo un birillo. Tanto 34 branco, 4 spalletti con la bocciata, altro rimpallo. Mamma mia, che tiro per Sandroni, sbagliato. Calcio veloce, 16. In un tiro va davanti Simone Rinaldi. Adesso deve portare a casa questo pallino, sarebbe il primo di questa sua semifinale. Ma vuol fare qualcosa in più, vuole offendere ancora, attenzione. La prende piena, segna una biglia. 18-14.
di seconda passata 20-14. Prima non trascendentale. Per Demetrio Sandroni. Buona terza per Simone Rinaldi. Che induce l'errore all'avversario. E media, la metto Sant'Anni, ma tenendo le piglie appunto non facile, ovviamente ci vuole angolo e misura pressoché perfetti. Fine tiro 50-50 e lascia due biglie a Sandroni, quindi tre punti, 17-20, quarto pallino per Demetrio Sandroni. E stavolta c'entra il castello nel suo pieno con questo filato di prima e torna in vantaggio 25-20. Cambio biglia per Sandroni. Due sponde per Rinaldi. In qualche modo. Biglia per Simone Rinaldi.
fine sono due punti per Simone Rinaldi, una biglia 22-25, secondo pallino, computo totale 4-2 Sandroni, naturalmente sembrano dei pallini. Passa in mezzo Simone Rinaldi, c'è un rientro, forse per un altro birillo, così è infatti, 26-25. Ma c'è possibilità per Demetrio Sandroni di chiudere il gioco a proprio favore, va sicuramente a segnare, c'è però ancora lo spazio per Simone Rinaldi. Segna. Non segna invece con questa terza biglia, punto tra l'altro neanche troppo facile. Tanto 41 branco, 8 spalletti. Buona biglia per Sandroni. Ma è molto buona anche questa. Più 3, Simone Rinaldi, 28-25. Rovescia. Siamo a un birillo. Comunque, 30-25. Rimane corto Sandrone.
potrebbe aver segnato, ma la piglia è comunque corta. Bianco il punto, quindi Simone Rinaldi l'ha accorto con questo due sponde esterno. Un errore per Sandrone, però non ha tanto, anzi non ha nulla a cui tirare Rinaldi, proverà a fare due o tre biglie, due, altri tre punti, credo che sia il terzo pallino consecutivo per Simone Rinaldi. Tanto 53 branco, 20 spalletti, allunga la spinta Simone Rinaldi, passaggio in mezzo, c'è il rientro, c'è il 10. E il primo mini break è per Simone Rinaldi, 43 a 25. Un'altra prima rivedibile per Demetrio Sandroni. Ottava volta che l'Inter segna il 90°. Ultima biglia per Rinaldi. Andrà ad attaccare la biglia in alto di Demetrio Sandroni, probabilmente con un posizionamento e poi con un tiro, vediamo. Il posizionamento è buono. Attenzione, non entra praticamente.
27 Sandroni, 43 Rinaldo. Paga 4 ed è 47-27. Rimane stretto Simone Rinaldi, perde vantaggio di biglia in questa mano, terza in arrivo per lui. Va a chiudere molto bene il gioco, adesso solo un tiro a misura per Sandroni. Vado fatto con spinta invece a cercare il pallino a portarlo sulla bianca, ma sbaglia sullo stretto. La leva via. Due biglie per Simone Rinaldi, ottima, ottimo tiro, 50-27. Due punti, birillo esterno. E più 25, 52, 27. Salta è buona, la prima di Demetrio Sandroni. Alza il pallino e segna. Ricordo nell'altro collegamento, versione integrale dell'altra semifinale fra Iari Branco e Giordano Spalletti. Al momento il primo ha 22 di vantaggio, 55-33. Attenzione a questo big play. Con la creazione di pallino sarebbero stati molti di più, ma il tiro è veramente buono. Intanto si beve un 16 Spalletti, si consegna a Iari Branco 7-1-3-3.
prova. Ancora buona, ma non eccezionale per i birilli adesso. Una biglia per Demetrio Sandrone. Birillo, poi un biliardo non dà quello che doveva dare, e comunque 31-56, 24 lunghezze di ritardo. Tanto 80-33 Branco con la bocciata. Tiro d'effetto, ma è larga e lascia il pallino a Sandroni. Centra il castello di prima, il 10 di seconda passata, e torna lì a meno 13. Lunga corta con la terza biglia, nuovamente perduto il vantaggio di biglie in questa mano. Attenzione alla spinta.
Sandroni se andrà in mezzo sarà durissima dopo. E infatti così è. Ovunque vada la biglia di Simone Rinaldi, anche a prendere il punto, sarà a favore di Demetrio Sandroni il gioco. Vediamo. Tenta infatti di spostare il pallino da quella posizione, non riesce, lascia due biglie dentro, che potrebbero diventare tre. Attenzione all'inerzia del match. Quarantotto Sandroni, 56 Rinaldi. Dieci punti di prima e sorpasso. Diventano 12, diventa uno strike e siamo 60 Sandroni, 56 Rinaldi. Ha dilapidato un vantaggio di 20 e più lunghezze. Risponde ad effetto, sembra stretta, riesce comunque in qualche modo a segnare Demetrio Sandroni. Ma viene levata la biglia del punto. Biglia per Sandroni, vediamo, ancora buona la carambola di Rinaldi. Tanto il primo finalista è Iari Branco del CSV Piccadilly di Monte Giorgio. Tanto filotto di Simone Rinaldi. Anzi, 10 punti per essere precisi, 6-9 Rinaldi. Sei-zero Sandroni, una buona, buonissima prima.
prova la misura, Simone Rinaldi. Non sappiamo se è arrivata. Sì, sembra di sì. Dentro e fuori dal castello, per Demetrio Sandroni trova il pallino e segna. Risponde Simone Rinaldi, molto larga. Punto bianco e una biglia per Demetrio Sandroni. Tutti i giochi sconsigliabili, perché c'è il rischio di vendere il punto. Vado ad abbassare la rossa per i 5, dovrebbe esserci riuscito. Due biglie sicura. Anche la terza viene concessa, quindi 5 punti e 6, 5, 6, 9. Rovescia Demetrio Sandrone.
Eccoci di nuovo in cronaca, 7-2 Rinaldi, 6-5 Sandroni. Ricordiamo, il vincente sfiderà Iari Branco nella finale. Buonissima biglia. È appunto non facile a nostro avviso. Si guarda per le due biglie, una è già di Simone Rinaldi. Rimane una biglia, rimangono due punti, ed è il più 9, 7-4, 6-5. C'è il pieno, il 10, 8, 4, 6, 5. Prima deludente per Sandroni. Zolina. Sbaglia invece Rinaldi, ultima biglia per lui dopo 2 contro 0 per Demetrio Sandroni. Apertura. Attenzione, se si va liscio si beve la fila, rimpalla e non segna, adesso bisogna portare a casa il pallino. Riesce Demetrio Sandroni a portare a casa il pallino. 6-7, 8-4.
4 punti, non un po' poco, però. Mettere pressione all'avversario, comunque meno 13, 7-1, 8-4. Discreta la prima di Simone Rinaldi, giocatori che fanno fatica a trovare delle buone prime, e in questo caso Sandroni ne approfitta, c'è ancora lo spazio per Simone Rinaldi con questo due sponde. Buono, ancora margine per Sandroni. A segnare, chiude. Tiro ad arrivare. Segna. Andrà con un 3 o di 4, credo. Mentre Sandroni non è convinto, infatti va con un più tradizionale, due sponde. Tre sponde. Prende troppo pieno il pallino. Se saranno tre biglie, 5 punti, si andrà a bocciare per lo strike. Misurazione, visto l'importanza del punto, due biglie già sicure, si guarda per la terza, in caso positivo Simone Rinaldi boccerà per i 12 per chiudere la partita e andare in finale. Sono le tre biglie, ci sono i 5 punti e ci vuole il 12 per chiuderla. 8, 9, 7, 1. Trovo invece un rimpallo. Di prima Demetrio Sandroni. Terza biglia per Simone Rinaldi. Tre contro uno, quindi adesso per Demetrio Sandroni proverà un'apertura con offesa. Vediamo.
intavolare il gioco degli 8, ma attenzione a questo calcio del pallino. Con 12 chiude Simone Rinaldi. Sicuramente non semplice, ma credo che non ci siano alternative. Esegue il calcio. L'importante era dividere il gioco. E Simone Rinaldi ci è riuscito. Attenzione però, che adesso con due biglie si può creare una situazione di gioco interessantissima. Rimane largo oppure stretto se aveva tirato al pallino. Adesso si va a 5 obbligatoriamente, non c'è nient'altro da fare. 76-89. Importante per Sandroni è abbattere il filotto per portarsi a 84 e quindi a un 16 dal traguardo. Rimpalla, trova 4-80, però gioco in alto. Diciamo che è un errore abbastanza grossolano questo, anche se potrebbe non pagare ugualmente dazi. C'è la bianca nei pressi del castello. Attenzione che la rossa può fare da guida al pallino. Fine va a segnare Demetrio Sandroni. Non viene nemmeno scalfita la biglia, su con il gioco per Rinaldi, cercando di non dare riferimenti a Sandroni. Ricordiamo, ha bisogno di un 20 per chiudere. Attenzione che va per il 20. C'è il 16 e il punto 96-89. Brutta biglia di Rinaldi che adesso deve chiudere. Mamma mia. Che tiraccio difficile. Un punto in tavola per Sandroni, boccerà 98. Vediamo se avrà bisogno della bocciata oppure no. Per il birillo di Matteo Sandroni per andare in finale contro Jari Branco. La chiude.
Quindi Demetrio Sandroni in finale contro Jari Branco. Bene, ci sentiamo dopo per la finale.